Allora, le relazioni, ho cambiato un po' l'ordine, però iniziano le relazioni con Bennato. Bennato è uno studioso, come tutti sappiamo, dei comportamenti collettivi tecnologicamente mediati e delle scienze sociale computazionale. Insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi, ma anche fa parte e gestisce molte altre iniziative, quali un dottorato su sistemi complessi, quale la Società Italiana di Studi su Scienze e Tecnologia e la Liberty School, che è una bellissima iniziativa che avviene e penso che spero che continuerà e che riguarda i modelli sociali, che è veramente innovativa nel senso che dicevo prima. La parola al nostro Bennato. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi di ringraziare il Comitato Scientifico e la professoressa Maturo per avermi coinvolto qui alla tavola rotonda e qui alla plenaria. E il fatto che sia una plenaria mi fa molto piacere perché diciamo così, mi dà l'occasione di riflettere assieme ai colleghi di vari orientamenti disciplinari. Io di formazione sono un sociologo della comunicazione che ha avuto sempre il cuore che batteva nell'ambito della metodologia, per intenderci, quindi ho sempre vissuto questa mia doppia anima nel miglior modo possibile. E l'occasione è molto importante più che altro perché mi piace condividere con tutti voi alcune riflessioni rispetto a cosa sta cambiando nel nostro lavoro persone che fanno ricerca, ma persone anche che fanno didattica, quindi che fanno formazione, nel momento in cui diciamo ci siamo trovati a confrontarci con gli algoritmi. Quindi cercherò di fare un ragionamento molto, molto veloce, più che altro tratteggiando uno scenario su quelle che sono le sfide che gli algoritmi hanno cominciato a dare nei confronti della sociologia e nella fattispecie la sociologia digitale, cioè la sociologia che si sta occupando dei processi digitali. Dunque, comincio con una banalità assoluta, almeno vedendo un po' alcune cose che emergono dal programma del convegno. Interrogarsi sugli algoritmi è interrogarsi sulla società del XXI secolo, cioè gli algoritmi non sono un oggetto estraneo ai processi sociali. Io nel vedere i diversi interventi tratteggiati nei giorni di questo convegno, ho visto che bene o male in tutte le sezioni si parla comunque di tecnologie digitali variamente declinate. Questo vuol dire molto semplicemente che le tecnologie digitali non sono più appannaggio degli studi sociali di scienze della tecnologia come fu in origine, né tantomeno nel momento in cui il computer è stato rubricato come strumento di comunicazione degli studi sulla comunicazione. Noi possiamo considerare che gli algoritmi che sono stati sdoganati soprattutto grazie anche al confronto che le scienze sociali hanno avuto con i big data, con questo nuovo modo anche di fare ricerca sociale, sono diventati un vero e proprio layer, no? Un vero e proprio livello, un nuovo livello di tutti i fenomeni sociali. È molto difficile occuparsi sia di prospettive microsociali che di prospettive macrosociali se non prendiamo in considerazione come contesto di riferimento il fatto che molto spesso i comportamenti sociali sono mediati dalle tecnologie digitali. Una specie, diciamo così, di convitato di pietra è l'algoritmo, che ovviamente l'algoritmo vale come sineddo che fondamentalmente per diciamo così, tecnologie digitali in senso lato. Quindi possiamo dire che gli algoritmi ormai sono diventati un vero e proprio livello, uno strato con cui confrontarci. È come se fosse in un ipotetico, diciamo così, manuale di sociologia del XXI secolo, oltre ai capitoli classici sugli individui, sull'identità, sui gruppi, sulla politica, sulle istituzioni, dovremmo cominciare a immaginare anche un capitolo sugli algoritmi. Questo perché la vedo io, per come ho sviluppato un po' la mia riflessione su questo tema, c'è stato un momento in cui, quando si parlava di tecnologie digitali, soprattutto dei manuali, le tecnologie digitali di solito erano l'ultimo capitolo dei manuali di comunicazione, no? I manuali di comunicazione cominciavano con i temi classici e poi man mano, attraverso una progressione storica, si arrivava agli ultimi capitoli, su cui parlava di internet, della società digitale,
e tutte le diciamo così, le meraviglie di questo futuro. Ecco, ormai non possiamo, come studiosi, non possiamo più permetterci il lusso di considerare le tecnologie digitali come l'ultimo capitolo di qualcosa. Perché ormai le tecnologie, gli algoritmi, ma le tecnologie digitali in senso lato, sono entrate a far parte sistematicamente del nostro lavoro. Quindi la domanda è banale, quindi cosa sono gli algoritmi per la sociologia digitale? Dunque, sicuramente sono oggetti di ricerca, perché sono incorporati di processi sociali. Temi come appunto la filter bubble, il concetto di datacrazia, vanno in questa direzione. Poi un elemento molto importante che sicuramente sta cambiando e ha cambiato il nostro lavoro sono anche strumenti di ricerca, sono tool, no? E ci hanno costretto per esempio a lavorare di modellistica, cioè sempre abbiamo delle difficoltà a utilizzare delle teorie onnicomprendenti, soprattutto nel fiorire di ricerche empiriche nell'ambito dei comportamenti sul digitale, ma stanno cominciando a emergere anche dei pattern, cioè degli schemi interpretativi. Quindi anche per esempio la possibilità di applicare strumenti avanzati come il machine learning rispetto ai nostri dati. E poi un'altra cosa, sicuramente gli algoritmi e il digitale in senso lato sono dei contesti di ricerca all'interno dei quali noi ci muoviamo. Se pensiamo a temi come la polarizzazione nel dibattito politico, la disinformazione o le piattaforme, da cosiddetto capitalismo delle piattaforme o capitalismo delle sorveglianze, ecco, questi temi sono classici temi in cui l'algoritmo e il digitale sono dei contesti con i quali ci dobbiamo confrontare. L'immagine che vedete, secondo me, sintetizza molto bene un po' queste diverse anime del concetto di algoritmo. È l'esperimento che è stato fatto dal progetto Moral Machine del MIT, con cui loro praticamente hanno messo online diversi scenari per cercare di capire in che modo si dovrebbe comportare un algoritmo che definisce l'etica di una driverless car, cioè le cosiddette macchine, diciamo così, a guida autonoma, e hanno fatto questo enorme progetto di ricerca, sono 13 scenari in tutto, in cui chiedono alle persone come si dovrebbe comportare in uno scenario di quel tipo, come si dovrebbe comportare la driverless car, cioè praticamente chi dovrebbe investire, fatemela dire in maniera piuttosto brutale. La cosa, diciamo così, la cosa buffa è che loro danno per scontato che questa cosa possa essere un assoluto strumento di elicitazione delle strategie di costruzione di etica da incorporare all'interno degli algoritmi. Le polemiche che ci sono da questo punto di vista è che in realtà la questione è molto più complessa, perché non è così semplice, delineando degli scenari, che si possono dare degli algoritmi o comunque dell'etica incorporata all'interno delle macchine. Questo è un problema intrinseco della logica deontica. C'è un'altra sfida che gli algoritmi hanno posto alla nostra professione. Soprattutto è stata la sfida degli strumenti di ricerca. Noi siamo passati in un'epoca in cui c'era fondamentalmente in cui un sociologo, e a qualunque livello, sia lì come docente che come studente, doveva imparare software come SPSS, no? Io appartengo a quella generazione, oppure SPAD, oppure in vivo. Siamo arrivati in un contesto in cui cominciano ad emergere altri scenari, altri percorsi formativi, quelli di cui si fa più, diciamo così, più parlare in questo periodo, è sicuramente R, il software R, ma soprattutto negli ultimi tempi, nell'ambito dei sociologi che lavorano vicini con la data science, è Python, no? Soprattutto come tipo di ambito. Un altro tema che queste piattaforme, queste tecnologie hanno cominciato a sollevare è un tema che sembrava sempre, diciamo così, molto di contesto ma mai affrontato di petto, la questione dell'etica della ricerca. Nel momento in cui abbiamo strumenti potentissimi per fare scraping, cioè per scaricare i dati o comunque anche per utilizzare dataset fatti ad hoc che hanno a che fare con i processi sociali, noi abbiamo una capacità di analizzare quello che si direbbe nell'ambito del marketing di profiling, di profilatura delle persone, che è sempre più dettagliata. E l'esempio classico da questo punto di vista è stata la polemica rispetto a Cambridge Analytica, no? Che utilizzava in maniera massiva questo tipo di approccio. Quindi l'etica della ricerca sta diventando un elemento con cui confrontarci quotidianamente, perché che titolo abbiamo noi per esempio di scaricare in maniera indiscriminata un hashtag e le persone che hanno twittato su quell'hashtag, riuscendo noi molto spesso con modelli sofisticati a fare una profilatura molto dettagliata delle persone che hanno lavorato in questo senso? Cioè, che tipo di equilibrio noi ci dobbiamo porre nel momento in cui abbiamo questi strumenti che sono sempre più potenti e sempre più sofisticati? Un altro elemento che secondo me è interessante, soprattutto come tipo di prospettiva, è vedere un po' la genesi, soprattutto il successo recente, delle digital humanities. Le digital humanities hanno fatto un processo, diciamo così, di politica della conoscenza, secondo me molto interessante.
E dice, che voi lo conoscete tutti, è la possibilità di utilizzare con strumenti, di lavorare con strumenti digitali all'interno delle classiche discipline delle humanities, quindi delle discipline letteratura, storia, le varie forme di critica letteraria e così via dicendo. Nell'ambito statunitense, in cui hanno molto successo, i digital humanities hanno insistito molto sull'aspetto del tool, quindi molto spesso se voi cercate su Google digital humanities, almeno due volte su cinque sono delle repository, cioè degli archivi in cui si possono scaricare dei tool per fare delle mappe, per fare delle timeline, per fare dei learning object, quindi oggetti sofisticati. Secondo me noi potremmo dalle digital humanities prendere ispirazione, cioè cominciare a elaborare uno scenario in cui anche quella che si dice la cassetta degli attrezzi del sociologo può essere valorizzata. L'immagine che vedete è un report uscito, pubblicato a metà dello scorso dicembre da Sage, al progetto Sage Ocean. È un progetto in cui fondamentalmente di formazione, di promozione dei temi legati ai big data all'interno delle sociologie, in cui hanno fatto uno studio su qual è il mercato delle tecnologie digitali. Hanno visto fondamentalmente, questo è uno dei tanti chart presenti nel report, che comunque nell'ambito delle scienze sociali questo settore sta aumentando. Una delle chart che ritengo più interessante, ovviamente Cicero pro domo sua, è questa che vedete rispetto alle piattaforme, rispetto ai tool, perché una cosa interessante è che alcuni tool che sono rubricati in questa chart sono contemporaneamente sia tool di ricerca sociale classica, ma sono utilizzati sistematicamente dal marketing, e questo fa capire come questo settore si sia istituzionalizzando anche utilizzando diversi contesti. Credo che ognuno di noi, se si concentra sui vari loghi, riconosce i propri strumenti, c'è Gefi, c'è Envivo, c'è Audience, c'è Discover Text, c'è diversi strumenti con cui noi ci confrontiamo. Un altro tema che gli algoritmi hanno posto alle scienze sociali è il problema dei confini disciplinari. Allora, noi dobbiamo sempre di più cominciare a lavorare con l'idea che noi eravamo gli unici a lavorare con dataset che esprimevano comportamenti sociali, comportamenti collettivi, comportamenti microsociali, comunque comportamenti sociali. Negli ultimi tempi questi dataset di comportamenti sociali sono entrati nella cassetta degli attrezzi di discipline, diciamo così, che si confrontano con le scienze sociali, soprattutto nell'ambito STEM. Penso per esempio alla computational social science, o alla social physics, o all'econophysics, cioè la possibilità di applicare modellistica fisica nell'ambito dei dataset messi a disposizione più che altro dalle grandi piattaforme di social media. Questo fa sì che la conoscenza sociologica, soprattutto la componente interpretativa, comincia ad avere un ruolo molto importante nel momento in cui ci si confronta, sempre in ottica di dialogo, all'interno e comunque anche con le altre discipline. Un altro tema su cui bisognerebbe riflettere, ma diciamo così, questo è un po' aleggia, è la questione della big social science. Io il termine lo uso in analogia col concetto di big science, no? Derek de Solla Price, no? Utilizzo il termine per descrivere la grande processo di istituzionalizzazione della collettivizzazione della fisica grazie alla costruzione della bomba atomica. Quindi la bomba atomica è stato un momento in cui la fisica uscì dai piccoli laboratori, per intenderci il gruppo di via Parisperna, e poi cominciò a diventare un problema collettivo, tanti soldi, tante infrastrutture e tanta potenza all'epoca di calcolo. Noi dobbiamo confrontarci con la stessa questione, cioè anche le scienze sociali si stanno cominciando a confrontare con la big science. Anche la sociologia ha bisogno di diventare big science, perché molto spesso, immagino tutti coloro che lavorano per esempio con i tweet, sanno perfettamente che hanno due modi per lavorarci: o li tirano giù utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie, oppure li acquistano da reseller tipo DataSift e così via dicendo. Quindi in realtà noi già ci stiamo orientando verso questa questione. C'è anche un'altra componente che secondo me vale la pena confrontarsi col tema degli algoritmi, è che anche saperi non strettamente sociologici stanno cominciando a interloquire con la nostra disciplina. L'algoritmo sta diventando anche oggetto di conoscenze sociali altre. Qui faccio un elenco molto veloce: c'è il data journalism, no? La possibilità di fare giornalismo d'inchiesta utilizzando i dati e non solo, quindi gli approfondimenti, le interviste, quelle che noi chiamiamo appunto interviste a testimoni privilegiati. C'è tutto un settore molto interessante della cyber intelligence, cioè l'intelligence sviluppata all'interno degli spazi digitali, e soprattutto l'OSINT,
L'OSINT vuol dire Open Source Intelligence, cioè la possibilità di fare processi di intelligence, quindi di raccolta dati e di profiling di soggetti, però utilizzando i dati che sono di libero accesso all'interno degli spazi digitali. Se vi capita, date un'occhiata perché sono strumenti interessanti anche per noi sociologi. E poi c'è il tema della sicurezza informatica, che molto spesso fa capire che il problema della sicurezza informatica non è tanto la parola informatica, ma tanto la parola sicurezza, quindi c'è la parte profondamente umana e sociale. L'esempio che faccio è piuttosto semplice, è uno dei vari approfondimenti che ha fatto la trasmissione Report sull'indagine che hanno fatto su quella che è la propaganda computazionale, cioè quali sono gli strumenti computazionali che alcuni partiti utilizzano per promuovere le proprie idee. Adesso diciamo così, non scendo in dettaglio, ma la cosa interessante è che il percorso di indagine fatto dal giornalista era contemporaneamente sia un discorso di processi computazionali sia un percorso di analisi giornalistica classica dei meccanismi di potere. Cioè un discorso che potrebbe avere tranquillamente legittimità all'interno di un qualunque panel che si occupa di comunicazione politica. Quindi secondo me questo è un tema con cui confrontarci. Concludo dicendo fondamentalmente che c'è anche un'altra questione su cui noi dovremmo lavorare molto per poterci confrontare con questi mondi emergenti, è quella della visibilità della nostra disciplina. Noi abbiamo un sapere, io sono del parere, anche perché mi è capitato soprattutto di farlo prima ancora di diventare, diciamo così, accademico 24 ore su 24, noi abbiamo un sapere che comunque ha un valore anche dal punto di vista extra-accademico, cioè ne possiamo essere interlocutori della politica, possiamo essere interlocutori dell'economia, possiamo essere interlocutori di tutte quelle conoscenze che hanno bisogno di scenari strutturati, di comportamenti collettivi. Questo però, per poterlo fare, noi dobbiamo cominciare a dialogare con pubblici diversi, ognuno lo fa secondo le proprie forze. Prima di tutto abbiamo bisogno di comunicare con la disciplina e quindi penso soprattutto col mondo dei media e dei giornalisti, cioè far vedere che ci sono delle competenze nelle accademie che possono essere utili anche per decodificare i processi tecnologici del mondo contemporaneo. Secondo, poi bisogna dialogare con l'industria. Molto spesso il mondo della produzione, a meno che non ci sia diciamo così, qualcuno abituato a pensare in questo senso, non sa cosa facciamo dal punto di vista professionale e lavorativo, e molto spesso quando lo scoprono ci chiedono consulenze, cioè ci danno delle indicazioni su cui applicare queste cose. E poi dovremmo entrare sicuramente con la questione della formazione scolastica, proprio scolastica nel senso le scuole medie e le scuole superiori, perché secondo me è anche un modo per avvicinare la nostra disciplina anche all'interno della grande tradizione soprattutto degli studi filosofici. Noi adesso in Italia c'è il liceo delle scienze umane che da questo punto di vista fa un lavoro, ma molto spesso questo lavoro non sempre viene potenziato. L'immagine che vedete è semplicemente un confronto molto brutale, se mi passate il termine, che ho fatto tra il concetto di sociologia pubblica di Michael Buravoy e alcuni riferimenti alla sociologia digitale di Deborah Lupton. Allora, quello che mi è sembrato interessante, anche se la Lupton non cita Buravoy, è che se noi facciamo un confronto all'americana su quali sono le componenti della conoscenza sociale, da un lato conoscenza sociale applicata al digitale, quindi sociologia digitale, dall'altra parte la sociologia come spazio pubblico, hanno riflettuto su dei temi che sono molto simili. Sociologia come oggetto che permette di avere delle soluzioni, sociologia come insieme di programmi di ricerca, sociologia come strumento per elaborare una riflessione critica sulle proprie basi. E poi una sociologia che instaura un dialogo con i cittadini, che Buravoy chiama sociologia pubblica e che per certi versi la Lupton parla di analisi degli usi del digitale, analisi soprattutto degli usi quotidiani del digitale. Concludo, cerco di dare una rapida sintesi agli stimoli che spero verranno colti e affrontati nelle sezioni, anche con gli altri colleghi. Prima di tutto dobbiamo ripensare il ruolo del digitale nella sociologia tout court. Io mi considero non uno scienziato sociale, io per formazione mi considero un sociologo, proprio come nel senso tradizionale del termine. Sicuramente la componente del digitale ha cambiato molto sia il modo mio di lavorare che di confrontarmi con i temi sollevati dalla contemporaneità. Secondo, dobbiamo cominciare a rinnovare la cassetta degli attrezzi del ricercatore, questo ormai lo sappiamo tutti. Magari non pensiamo più di perfezionare la nostra componente statistica e meno la nostra componente di programmazione, ma ormai Python come tool è diventato uno strumento che, con cui non possiamo non fare i conti.
Dobbiamo mantenere sicuramente aperti i confini della disciplina, perché abbiamo la necessità di confrontarci con le conoscenze che, come noi, si stanno interrogando sulla posizione delle tecnologie digitali e degli algoritmi in senso lato nella società contemporanea. E poi sicuramente, come dicono i ben parlanti, last but not least, sicuramente dare maggiore visibilità, cioè confrontarci con la sociologia come oggetto di conoscenza pubblica, che in quanto tale può essere uno strumento per cercare di descrivere delle soluzioni all'interno dei problemi sociali che la nostra società, sempre più complessa, o come dicono alcuni miei amici, ipercomplessa, ci sottopone. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ringrazio Bernardo per il ventaglio ricco e complesso dei rapporti che corrono e possono correre tra sociologia e informatica.